Bentornati sul canale YouTube della Fondazione Nenni. Oggi parliamo del caso MPS. Dopo i grandi tagli previsti dal gruppo UBI per le neo acquisite Carichieti, Banca delle Marche e Banca Etruria, circa 1.500 esuberi, anche per MPS è arrivato il momento di tagliare un po' di personale dopo il salvataggio statale. Stiamo parlando di 5.500 impiegati che verranno condotti alla porta d'uscita e del 30% delle filiali che verranno tagliate, verranno definitivamente chiuse per diminuire i costi e aumentare i profitti. Usciranno quindi 5.500 persone da MPS e ne entreranno solo 500, tagli che avverranno attraverso la chiusura dell'attività, attraverso il turnover e 4.800 attraverso il fondo di solidarietà. Solo 500 persone entreranno in MPS che si appresta però nel prossimo quadriennio a vedere degli utili record. Stiamo parlando di 1,2 miliardi di euro nel 2021, che certamente faranno sorridere gli azionisti. Parlando proprio di azionisti, il principale è diventato lo Stato italiano, il Tesoro, che grazie a 5,4 miliardi di euro di ricapitalizzazione, quindi di soldi pubblici inseriti in MPS su 8,1 miliardi di capitale totale, appunto possiederà il 70% del gruppo toscano. Prima di arrivare a questa soluzione, ovviamente le trattative con l'Unione Europea sono state molto serrate perché, come sappiamo, i salvataggi pubblici sono veramente sconsigliati e poco praticabili all'interno del diritto comunitario. Ovviamente, in questi 6 mesi, le trattative sono state molto serrate, soprattutto perché MPS aveva in ballo 26 miliardi e oltre di crediti deteriorati che sono stati venduti al fondo Atlante per poco più di 5,5 miliardi, appunto, di valore nominale. Quindi la domanda che sorge spontanea è se veramente i tagli al personale risolveranno sul lungo periodo questa problematica di alcune banche italiane, che è quella di crediti troppo a rischio. È giusto quindi tagliare molto sul personale, ma continuare a fare queste operazioni con così alti rischi? È questo proprio che ci chiediamo nel nostro articolo presente sulla rivista della Fondazione Nenni, che potete trovare online sul nostro sito. Alla prossima!